Ciao a tutti, io sono qua oggi che conto quello che è successo al 23 gennaio davanti a Granarolo. Io sono andato per offendere i nostri lavoratori di Granarolo e quelli che hanno fatto censamento, 51 persone. E noi siamo, io sono delegato sindacale di Secovas, io sono andato per offenderli e mi hanno arrestato. Per far paurire questa lotta, però per noi, anche se restano, questa lotta non ferma mai, che questa lotta va avanti, che i nostri sindacali si offendono ai lavoratori, che offendono anche tutti la nostra dignità, grazie a loro di Secovas e grazie anche ai lavoratori che hanno caricato, hanno capito che questa lotta qua le porterà la solidarietà di tra noi tutti quelli che lottano di questa lotta qua. Che hanno arrestato, non è che credono loro che hanno fa paurire questa gente, e la gente non ha paura assolutamente, non ha paura niente. E noi siamo stati fino al 20, al 23, al 24, al 25, al 26, siamo venuti fuori, abbiamo capito che nostri questa gente lottatori, abbiamo visto che loro vogliono, hanno offeso per andare fuori dal prigione con i scioperi, con le lotte, e grazie a loro, e ringraziamo tutti quanti, e questa si serve per queste organizzazioni di sindacali. E grazie a stenti sociali, grazie alle crèche, grazie ai nostri studenti che con noi, che questa ha dato una molta serietà, molto aiuto tra noi. Tutti i lavoratori, trasporto logistico. Io ciao. Poi per domani, al sabato febbraio, l'1 febbraio, che noi dobbiamo fare una manifestazione per questi ragazzi di Granarolo che hanno fatto censamento, che li aiutiamo per la solidarietà di tutti i nostri iscritti Secovas che vengono per queste piazze dell'unità. Ciao. Sì, ciao a tutti. Che questo video dimostra per noi, per la nostra unità, che siamo uniti con stenti sociali e studenti e no, il nostro trasporto logistico, che questo qua ci porta una solidarietà per noi. Questo qua ci troviamo domani sabato, febbraio, in Piazza Unita per questa manifestazione. Grazie a tutti e ciao.